auguri a me! Buon compleanno! Tanti auguri a me, tanti auguri a Carlita! E la torta a me! E il paccone a me! Che ci sarà in questo paccone? Lo scopriremo alla fine del video! Lo scopriremo solo vivendo! Oggi va così perché sono tutta entusiasmata perché è stato il mio compleanno onomastico, il mio compio onomastico, perché io sono nata il giorno del mio onomastico. Questa storia penso che già ve l'ho raccontata, questa storia della fantastica. E quindi praticamente ricevo doppi regali da ognuno. Solo da qualcuno, ci sono anche persone cattive. Ma io faccio un regalo unico, più però grande, no? Grande e prezioso. Un regalone, adesso lo faccio vedere, la mia sorellina ha fatto un regalo splendido. Iniziamo subito! Yeah! Il paccone! Yeah! Il paccone lo conserviamo per la fine, sì, quindi sì, lo mettiamo sì. Qua. Mistero. Che bellissimo mistero, scopriamo tutto. E non l'ho ancora aperto, apposta per aprirlo assieme a voi. E adesso apriamo, allora, questo devo aprire. Allora, piccolino. Questo qua. Voi come sapete io amo molto anche le cose fatte a mano, fatte in casa. Questo qua infatti è un regalo che mi ha fatto mia mamma, l'ha fatto lei a mano. Come sapete mia mamma fa un sacco di cose a mano e anche questi gioiellini li fa lei. Mi ha fatto questo anello che ragazzi è bellissimo con tutte queste pietre, guarda com'è bello. Ma poi è brillantissimo, luccica. Luccica tantissimo, è proprio un anello poi che... Poi è bianco e nero. Bianco e nero, super elegante, che questo con una camicia, un abito nero, va molto molto bene. E poi è bello perché ce l'ho solo io, perché è fatto apposta per me, un pezzo unico. E mi ha regalato sia l'anello che il ciondolo qua completo. E questo qua praticamente lo deve finire, ci deve mettere un laccettino, che non ho capito bene, un laccettino tipo di raso, non ho capito cosa mi deve mettere. Comunque mi vogliono far diventare veramente shabby chic. Questo ci riusciremo, mia mamma e mia sorella, anche nel vestire. Comunque bellissimo, grazie mamma. Sempre mia mamma mi ha regalato questa qua, anche questa l'ha fatto lei. E questa, ragazze, ditemi se non è una cosa fantastica. È una cassetta veramente della frutta, cioè quella di legno, e lei l'ha dipinta. Cioè l'ha fatta diventare un capolavoro, capolavoro. Cioè quella è una cassetta di legno sfigata. Ci sono frutta. Tutti i fiori sopra. E poi qua guarda che bello, ci ha messo questi cuori appesi. È bellissima. È super shabby. Questa qua praticamente viene messa tipo all'ingresso, o la metti a terra per metterci dentro magari le buste, qualcosa che tu magari quando entri metti dentro, oppure anche si può fare metterne una sopra un'altra. Infatti io così voglio farmi fare. Sì, è bellissimo. Ho detto mamma, me ne devi fare altre due, le metto una sopra l'altra. Che ne fa? La torre di Pisa? A incastro, no? Veramente viene tipo un mobilettino. È troppo troppo carino ed è veramente fanno scena nella casa. Sì, sono sì. Belle e poi sono particolarissime. Sono troppo belline. Ti ammazzo con la cassetta di frutta sciamicica. Poi aiuto, mi hanno regalato anche una busta di Madonna Mondo. Questa trapunta è bellissima perché io avevo il piumino, come avete visto nel video room tour che vi ho caricato in settimana, avevo quel piumino. Adesso ve lo incontro all'estate, se speriamo, se i tempi si aggiustano, metterò questa trapunta che è bellissima ed è praticamente fatta qua con tutti dei ricami all'uncinetto, molto molto bella, bianca e grigia, che a me piace tantissimo, quindi sono felicissima e non vedo l'ora di fare il cambio letto. Stagione. Cambio letto. Vabbè, ok. Poi veniamo ad altri due regali bellissimi, quelli là, passameli. Questi sono due regali veramente belli, sono delle Yankee Candle, delle candele. Ne avevo una in camera da letto che, se avete visto sempre nel video room tour, ve l'ho fatta vedere, è proprio di questo formato qua, quindi sono contentissima di averne avute regalate altre due. E questa qua è profumo baby powder e la lounge. È bellissima, profuma tipo di pulito e di biancheria, di bagnetto di bimbo. È veramente bella. E invece questa qua, vaniglia, vaniglia. È dolcissima. Sì, è new. Questa deve essere nuova perché c'è scritto new sopra. Fammi vedere. Buona. Bellissima, è proprio la vaniglia classica, quella dolce, molto delicata, bellissima. Quindi veramente due profumazioni che adoro. Sono state shabby queste cose, belle. Ah, tutte shabby, pure sì, la candela. Sì, certo, soprattutto Dio. Le candele. Veniamo al regalo di Daisy. Dai, dammi il regalo più bello del mondo, del il mondo. Mio Michael Kors. È vero. Infatti quando ho visto la busta Michael Kors sono impazzita, ho detto yeah, viva. Yeah, viva.
Che bello, cosa ci sarà mai? Sorpresa, speravo. Questa è stata una sorpresa, l'ho scelta a gusto mio. È stata la sorpresa, non sapevi di comprarlo. Sì, l'ho scelta così all'improvviso. E lei mi ha detto, guarda, mi ha scritto su WhatsApp, ti ho comprato il regalo da mio concorso. No, non te l'ho detto. Ti ho comprato il regalo, però non so se ti piace, se non ti piace me lo prendo io. Io subito ho detto, no, te lo dico già da adesso, mi piace. Infatti, sì, perché l'ho preso secondo i miei gusti. È bellissimo. Ho detto, cosa mai me lo prendo io? Allora, apriamo, scartiamo insieme. È troppo bella. Guardate che bella, è bellissima, è una borsa, ragazzi, troppo stupenda, bella. Mi piace troppo. Perché praticamente, prima di tutto il colore è marrone. Perché fai così? Dai, è orribile, perché era mia. Poi quando me l'ha regalata ho detto, ma sicura che ti piace, se no me la prendo io. Mi piace, va bene. 3-4 volte, sei sicura? Sei sicura? Regali fatti proprio col cuore, veramente. Comunque, questo marrone è molto bello, cioè cuoio, color cuoio camel, secondo me va bene con tutto, sia estiva che invernale, quindi molto versatile. Poi c'ha questo, vabbè, ma in primavera è proprio adatta come colore. Dorati, molto che lei sa che a me piacciono dorati, bellissimi. E si porta o a tracolla così, oppure si può anche accorciare, si può anche accorciare e diventa anche una pochettina. Ed è secondo me la dimensione giusta, proprio per la sera. Infatti nel negozio c'erano un sacco di formati, piccoline, più grandi. Questa era la misura media, che era la più bella. Dentro ci sono tante taschine carine e mi piace tanto di questa borsa, che appunto, come ho detto, è un po' rigida, quindi conserva bene le cose che ci metti dentro. Però non è quelle cose troppo piccoline che ci mancavano dentro. Poi è semplicissima, guardate come è semplice, come è bella. Rispecchia il tuo stile, è super shop. È bellissima, mi piace troppo, grazie. C'era un sacco di colori, ma questa era la più bella. Indovina, non te la presterò mai. No, la mia, non ti vera, ma me la devo andare a comprare. Grazie, è troppo bella. Comunque c'era anche di altri colori. C'era nera, bianca, blu. Ecco, bravo, lo faccio a comprare bianca. No, non mi piace bianca, questa è la più bella. Poi, altro regalo, questo qua, guarda che bello. Un altro regalo da casalinga disperata. Da casalinga disperata, tutti così. Questo è tipo un mantesino, non so come si dice da queste parti, ma qua una per shabby chic. Ed è molto bello, praticamente è rosa. Rosa chiarissimo, con tutti i cuori, i quadratini, troppo troppo carino. Che io voglio metterlo in cucina appeso alla parete, perché secondo me fa molta scena, tu che dici? Sì. È bello, dai. Mi spiace quasi usarlo, quindi grazie. Ah, la marca si chiama Cado. Cado! Cado! Cado, dove vai? Non è la proprio scena. Poi ho avuto regalato questo qua. Questo è bellissimo. È un praticamente un portabonbon. Un portabonbon baratto, molto molto bello. E questo qua è rosa, troppo carino, con tutti questi colorati cuori. È molto bello questo qua da mettere su una piattaia, comunque in vista. Dentro ci posso mettere, dentro qua, ragazzi? Biscotti. Ah no, pure lo zucchero, il caffè. Così grande, tutto il cacao, cioccolata. Troppo. Tutti i cioccolatini. Per sé quando mi mette lì. Ragazzi, datemi un consiglio che ci devo mettere. È bello da esporre, però vorrei anche renderlo utile. Non so cosa metterci dietro. Vabbè, comunque è bellissimo, quindi grazie mille. E adesso veniamo a questo scatolone. Apriamo. Abbiamo conserva tutto, pure le carte dei regali, ve lo giuro, ma pure quella busta, sì, la carta che c'era dentro, perché questa è carta rosa shabby chic, che mi può servire per rivestire qualcosa, ecco qua. Questa è carta rosa shabby chic, un bello scatolone, cosa c'è dentro? Il santo graal. Oh, guardate cosa è uscito, che bello. Fantastico, perché veramente questa qua io la volevo. Chi te l'ha regalata? Me l'ha regalata Max. Io la volevo tantissimo, sapete perché? Praticamente l'avevo vista, non mi ricordo dove, e in un sito praticamente, però non era in vendita. E lui praticamente l'ha trovata, cioè ha fatto una ricerca online, non so neanche come ha fatto, in qualche negozio, non so dove l'abbia comprata sta cosa. Comunque è bellissima, è un pezzo tipo storico, è proprio bello. Sembra, sai, tipo le bilance degli anni 60, rosa. Poi il colore è bello, perché rosa shabby pastello, rosa pastello, shabby chic prevede molto i colori pastello. Non vedo l'ora di metterla nella cucina. Ma non la userai mai, se no si rompe. È bellezza, porta questo piattino, guardate che bello, troppo carina. Questo rosa, si torna anche al barattolo di prima. Aspetta, che bello, faccio l'angolino rosa.
cosa. E poi non finisce qua anche un'altra cosa. Vedilo. Che bello, me l'ha regalato sempre Max. Tutto un completo. Sì, sì, è un completo rosa. Di ieri questa. Sì, perché lui ha detto: ma no, tu c'hai tutto, i gioielli, questo e quello. Ho detto: ma ti faccio un regalo carino di una cosa che tu volevi e non trovi mai. Infatti, perché qui c'è proprio un completo di tazze. Sì, rosa. Rosa che ci posso abbinare. Vai, questo è tipo una teiera. Sì, sì. Si bolle qua l'acqua e poi qua si fa il vapore. E no, qua fa il vapore. Oh, troppo carina. Sempre stile anni 60. Che bello, guarda, è bellissimo. Proprio bellissimo. È un bollitore, è troppo bello. Vabbè, comunque sono felicissima di questi regali. Tutti shopici. E poi devo avere ancora altri regali. Non finiscono qua perché mi hanno detto che ancora non devono arrivare certe cose. Quindi, casomai farò un altro video aggiornato. Poi e poi ci sarà il mio compleanno questo mese. E non c'è un botto proprio. E tu mi devi fare un bel regalo. Non mi può, ma può fregare di meno. È vero, a fine maggio è il compleanno di Nancy che compirà 55 anni. Ragazzi, che belli compleanni, che belli regali. Non vedo l'ora di sistemarmi tutte queste cose. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Me l'avete chiesto in tantissime. Mettete tanti like. Vi accontento sempre. Tanti like, pollici in su per Nancy. E tanti pollici in su se volete vedere anche i regali di Nancy. Iniziamo a convincerla già da adesso. Iniziate a farmeli voi i regali di compleanno. Ma sai che secondo me, se Davide, se dai l'indirizzo di casa alle ragazze, ti mandano tante cose carine fatte a mano. Ragazzi, vi vogliamo un bacio grande. Mua, 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 ciao. E grazie per tutti gli auguri che mi avete fatto sui social Facebook. Sui social Facebook, Instagram, anche sotto i video. Grazie, grazie, grazie. Ciao, like, mua. Ciao.